Ciao. Allora, innanzitutto scusatemi per l'aspetto un po' sconvolto, ma vabbè, mi sono beccato un po' di influenza, un po' di mal di gola, quindi mi vedete struccata, eccetera, eccetera. Quindi scusatemi per l'aspetto non proprio fresco come una rosa. Allora, difatti vedete ho il mio pile, sono proprio in tenuta da raffreddore. Questo video volevo farlo da un sacco di tempo e poi per una cosa e per l'altra non sono mai riuscita a farlo. Quindi ne approfitto adesso e appunto è un video che parla del make-up Naio Leari. Allora parto facendovi vedere gli ombretti che sono fatti così. Questa è la confezione dei duo. Quindi è una palette formata da due colori che sono già abbinati, nel senso che comunque sono gradazioni di colore che stanno bene insieme, quindi che vi permettono comunque di fare un trucco occhi completo. Allora, innanzitutto la scatolina è fatta così. Io qua ho aggiunto il colore. Praticamente è uno scotch che ho messo io con il colore per riuscire a distinguerli, vedete? Perché questa scatolina praticamente sarebbe così, senza niente, e dietro trovate solo il numero che si riferisce, diciamo, ai colori. Quindi, non essendoci il nome, facevo un po' fatica, cioè si fa un po' fatica poi a distinguerli dal momento che si hanno magari due o tre palette. Si apre, praticamente qua c'è il bottoncino per aprirla e chiuderla, quindi poi rimane così chiusa quando scatta. Qui c'è lo specchio e qui praticamente c'è la plastica per proteggere gli ombretti. E poi c'è la sua spugnetta, da una parte è più cicciotta, dall'altra è più appuntita. E questa, ad esempio, è la tonalità del rosa, quindi abbiamo un viola molto classico, molto carino, color malva. E qui in parte c'è un rosa che non so se si riesce a vedere, comunque è un rosa antico, è un rosa salmone questo. Questa forse è la palettina che uso di più, perché come colori li trovo più versatili, comunque sono due colori che uso molto. Allora vi faccio vedere gli swatch. Questo è il viola e questo è il rosa. Poi sulla mano risultano così. I colori devo dire sono cangianti, non hanno brillantini dentro, però hanno un effetto, vedete, un po' metallizzato. E si possono usare anche da bagnati, quindi se li usate col pennellino leggermente umido avrete un effetto molto più metallizzato. Poi il secondo ombretto è questo, vedete che io ho scritto marrone arancio perché, allora, questo è il numero 56 e praticamente, come potete vedere, si tratta di colori, un marrone, diciamo, sull'arancio, aranciato, e questo qui più scuro invece è un marrone, diciamo, un color visone. Allora, questo è il marrone più chiaro e questo qui è il marrone più scuro. Poi sulla mano sono così. Anche questo è un bellissimo duo per fare un trucco da giorno, comunque uno smokey sul marrone. Sono due colori che stanno molto bene. E tra l'altro, vedete, questa tonalità di marrone è molto bella, secondo me. Ed è una tonalità di marrone caldo che sta bene un po' a tutte, quindi è molto, cioè, secondo me è un colore azzeccato questo. E poi un'altra cosa che volevo dirvi, sono molto morbidi, cioè proprio gli ombretti, se voi li toccate, sono molto proprio morbidi da stendere, si stendono molto bene.
Quindi diciamo si stendono bene, sono molto pigmentati, hanno un bel effetto così satinato, bello, insomma, senza sbrilluccichini, eccetera. E quindi gli ombretti mi sono piaciuti molto. Poi l'ultimo colore che vi faccio vedere è questo, è marrone scuro, è il numero 51. È sempre un duo di marroni, però vedete è diverso. Allora, qui abbiamo un marroncino beige molto particolare, molto vellutato, carino, e qui un altro marrone più scuro. Anche questo è molto, molto bello da usare di giorno, ma anche di sera, insomma, a chi piace lo smokey marrone è un bel duo. Allora vi faccio vedere gli swatch. Questo è il marroncino più chiaro, il beige, questo è quello più scuro. Poi sulla mano, ecco, diciamo che il marroncino più chiaro messo sulla mano diventa quasi un panna. È questo qui, ha un bellissimo colore, molto morbido. E questo invece è il marrone, invece la tonalità più scura. Sono come colore, a me piacciono molto, sono belli secondo me, proprio come trucco da tutti i giorni, sono bei colori. Poi, ecco, di questi duo che si chiamano Duet Compact All Over, vedete? Sono 7 grammi di prodotto e praticamente sono la Nayoleari, viene prodotta da questa Euro Italia, che è una ditta italiana. Quindi sono prodotti tutti italiani. Allora, ovviamente di questi ombretti duo ce ne sono anche di altre tonalità, ad esempio l'ho visto sull'azzurro molto bello, sul verde, poi sono colori veramente portabili, quindi belli devo dire. Poi io avevo preso anche un fondotinta che ho usato tantissimo e difatti si nota perché praticamente è quasi finito. Questo è un fondotinta compatto cremoso e si chiama fondotinta sublime e foundation cream powder. È così. La tonalità è la 2 e questo devo dire mi piace molto. Allora, si presenta così, la scatolina è sempre con lo specchietto, esattamente come gli ombretti, però questo sono 9 grammi di prodotto, mentre invece gli ombretti erano 7 grammi. E si apre così, poi qua dietro lo tirate su e ha la sua spugnetta, la solita spugnettina di tutti i fondotinta in crema. Poi si chiude e si chiude così. Allora, a me è piaciuto molto questo fondotinta perché è veramente cremoso, è molto cremoso e steso con la spugnetta soprattutto umida dà veramente un bel effetto uniformante e molto naturale. Se invece, come sapete, lo stendete con la spugnetta asciutta, rimane più coprente. Allora, vi faccio vedere lo swatch, se riesco, comunque è questo. Si vedrà molto. L'ho messo qui. Comunque, insomma, diciamo, la tonalità 2 è una tonalità che per la mia pelle, ad esempio, vedete, è molto chiara, va bene, quindi per le pelli chiare direi che va bene. E appunto è cremoso, quindi non è polveroso, ma è proprio una crema, così, molto cremoso. E ha proprio quando lo stendete, non risulta pesante, ma risulta molto leggero. Ha proprio una texture vellutata e si fonde proprio con la vostra pelle. A me è piaciuto molto questo fondotinta. Metterò anche i vari fumetti, magari con i prezzi, perché sinceramente io adesso non me li ricordo perché li ho presi un po' di tempo fa questi prodotti. E comunque mi informo e vi metto, i prezzi. Comunque, come vi ripeto, sono la Nayoleari, è una fascia media come prezzi. Poi vi faccio vedere l'eyeliner. Questo è eyeliner 01 ed è nel colore nero. La scatolina è così.
molto carina, mi piacciono molto le confezioni della Neoleari. Ecco, qua c'è il nome, si chiama Easy Eyeliner, eyeliner tratto facile. Ok, perché c'è il talloncino a specchio, si fa fatica. E praticamente si tratta di questo tipo di eyeliner con la classica punta in feltro, così quindi facile da applicare. E questo è lo swatch. Il colore nero e ha un tratto modulabile, nel senso che voi potete farlo sia molto fine che un po' più spesso, cioè è molto bello da utilizzare, molto versatile. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere invece è un rossetto, si chiama Affinity Lipstick e il numero è 85. Questo è un rosso, direi lacca. È proprio il classico rosso giapponese, rosso lacca. E vi faccio vedere lo swatch. È così, è un bellissimo rosso. E questi sono rossetti molto cremosi, come potete vedere, e dall'effetto proprio pieno e proprio cremoso sulle labbra. Quindi è molto molto bello. Ha una confezione molto carina con questo tappo che diciamo si restringe verso la fine. Insomma, sono son prodottini carini secondo me. Ci sono anche gli smalti, ovviamente c'è tutta la gamma dei trucchi che potete trovare come tutte le altre marche. L'unico neo, appunto, come vi dicevo prima, forse è un po' difficilina da reperire. Comunque, se vi capita di trovarla da qualche parte, io vi consiglio di provare qualcosina, specialmente gli ombretti, perché vi stupiranno. Cioè, sono secondo me paragonabili a tanti altri ombretti, magari un po' più costosi, però come pigmentazione, come texture, come anche durata, resa, eccetera, secondo me sono veramente ottimi. Quindi questo è il mio video, spero che vi sia piaciuto. Scusate ancora una volta per l'aspetto un po' così e ci vediamo alla prossima. Ciao!